Buonasera e bentrovati in una nuova puntata del Caffè dello Sport. Abbiamo ancora negli occhi quel bellissimo canestro di Juan Fernandes, praticamente a fil di sirena, che ha permesso a Trieste di battere Sassari all'ultimo respiro, di portare a casa due punti importanti. Siccome ce l'abbiamo qui anche questa sera, gli chiedo subito, Juan, il giorno dopo come ci si sveglia dopo quel canestro lì? Ancora meglio. Ancora meglio. Ancora meglio. Contento. Bene, allora naturalmente parleremo di basket, ma parleremo anche di Triestina. Ieri 0-0 in casa, in una partita in cui la Triestina ha creato tantissime occasioni, ha creato tantissimo gioco, purtroppo non è riuscita a segnare anche grazie a un portiere avversario, quello del Verona, che ha fatto gli straordinari anche più, ma è una Triestina che ha sei nuovi innesti importanti in rosa e ne approfitto subito per coinvolgere l'altro ospite in portata di questa serata, Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina. Mauro, grande campagna acquisti, ieri insomma non è andata benissimo, ma si è vista una difesa super già con i nuovi arrivi. Sì, sono contento come altre volte la prestazione, purtroppo non coincidono queste prestazioni tante volte con i risultati, perché creiamo più gli avversari, poi finisce che o il portiere avversario migliore in campo o addirittura la beffa finale, quindi questa volta non c'è stata, però tante volte meriteremo di più. Qualche volta ci accerchiamo anche, quindi dobbiamo migliorare. Spero che questi volti nuovi danno sia l'entusiasmo per fare meglio a quelli che già ci sono, anche la giusta concorrenza in squadra per giocare titolare e così crescere dal punto di vista tecnico. Parleremo ovviamente di basket anche con Alessandro Asta di City Sport. Buonasera Alessandro, che vuoi prima pagina del giornale con Fernandes in primo piano. Buonasera a tutti. E poi c'è il mago naturalmente per tutte le analisi sul mercato della Triestina e sulla partita di ieri. Ciao Michele, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Parleremo anche di pallavolo, finali regionali ieri in regione, ma anche la presenza del presidente nazionale della FIPAV. Ne parleremo con Alessandro Michelli, presidente della FIPAV Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Buonasera. Allora, partiamo dalle emozioni, partiamo dal Pala Trieste o Allianz Dom, che dir si voglia, dalla gara tra Allianz Trieste e Banco di Sardegna a Sassari, la squadra allenata dal Poz. Nella serata in memoria di Kobe Bryant, Juan Fernandes ha spiegato alla Trieste del basket il concetto di Mamba Mentality, quell'applicazione maniacale nel gioco o in qualsiasi altro campo della vita che può spingere chiunque a superare i propri limiti, magari con una tripla a fil di sirena che vale la vittoria contro la corazzata Sassari dopo aver letteralmente trascinato i compagni con il proprio talento in un ultimo quarto da ricordare. In un match che inizia proprio onorando la stella dei Lakers, che da bambino testò i ferri del vecchio palasport di Chiarbola, la partita si accende subito. 10 minuti di puro divertimento, alte percentuali al tiro, buona rotazione di palla su ambi i fronti e grande spettacolarità vicino al ferro. L'Allianz si giova della coppiata Fernandes-Cavaliero in quintetto, i ragazzi del Poz, del duo tricolore Spissu Vitali. Dal 20 pari propiziato dai canestri di Dequan Jones, si chiude la prima frazione sul più 4 per Sassari, che innesca a dovere il talento di Evans. Il ritorno in campo dei biancorossi però è meno promettente, gli ospiti continuano a spingere innescando il contropiede e Bilan spalle canestro, Trieste smarrisce la strada. Quel tanto che basta per il primo più 10 sardo. L'Allianz cerca e trova segnali positivi dal secondo quintetto, che mostra per la prima volta la qualità delle rotazioni con i nuovi innesti Hickman, Washington e Cervi, sommati a Daros e Justice, giustamente preferito a Cook nella scelta dei sei stranieri. Le forze fresche producono un parziale di 7-2 che dimezza lo svantaggio. Il Banco di Sardegna però è una macchina da basket capace di reagire all'istante. Pierre e Gerrels bucano la retina a ripetizione e solo grazie all'intensità di Mitchell Trieste evita l'imbarcata. Si chiude a metà gara sul 34-44. Nella ripresa Sassari riprende esattamente dallo stesso punto, sfruttando fisicità e tiri con spazio. Trieste invece fatica in difesa e vede poco il canestro. Sul più 16 sardo subentra il timore della sindrome da terzo quarto. A scacciarlo è Fernandes, che mantiene la partita aperta con canestri e assistenze. L'ultimo quarto scatta
sul 53-64 con la bomba di Hickman, a cui Gerrels e Gentile rispondono in sequenza. Le trovate dell'ex Efes Pilsen e di Justice fanno rientrare Trieste sul meno 6, ma alla sequenza di errori di Sassari i biancorossi non rispondono. L'Allianz fallisce 5 tiri pesanti in serie, con Jones a martellare il ferro, e il banco si riporta sul più 10. Poi, nei 3 minuti finali, il Lobito innesca una rimonta a dir poco irreale. 2 tripli in fila di Juan e una penetrazione di Washington portano Trieste sul meno 1. Il palazzetto diventa una bolgia, mentre le squadre si sfidano a colpi di falli sistematici e conseguenti tiri liberi. L'unico fallito, quello di Spissu a 10 secondi dal termine, regala all'Allianz l'ultimo possesso e a Fernandes il titolo di eroe di giornata. Allora, Juan, emozioni credo inspiegabili, no? Che esplodono in quel momento, ma è stato veramente qualcosa di speciale, perché onestamente sul meno 10 a credo 4 minuti, 3 minuti e mezzo della fine, crederci non era facile, e avete avuto questo merito prima di tutto. Sì, infatti ieri in conferenza stampa avevo anche detto che la partita è stata vinta un po' anche lì, quando abbiamo cambiato un po' mentalità. E rubato 2 palloni di fila, iniziare a credere che dovevamo fare qualcosa in più per togliere quella differenza che era stata quasi tutta la partita. Quindi si vince lì, o si inizia a vincere lì, no, non col tiro finale. Infatti Dalmasson ha detto più importante ancora del tiro, che chiaramente è stato decisivo, quella recuperata di Juan poco prima, che ha innescato, no, quel momento. La tua la più bella partita a Trieste? Sì, credo di sì. Questa è già più di 2 stagioni, terza stagione qua, ma penso che questa me la ricorderò. Ecco, importante, molto importante, anche perché nel frattempo, brutto guardare in casa d'altri, ma si lotta per salvarsi, Pistoia ha vinto. Sì, sì, infatti non sapevamo fino a che è finita la nostra partita, però continuiamo a pensare a noi e non ci toglie la gioia di ieri, no? Sandro, ieri abbiamo saltato un metro in postazione, nel senso che praticamente abbiamo toccato il soffitto là in alto noi giornalisti. Sì, sì, partendo dal presupposto che poi nelle ultime 24 ore sottoscritto come tanti altri tifosi aveva guardato 100 volte l'ultima azione, quindi alla fine non abbiamo fatto fatica a prendere sonno sinceramente per quello che è successo, anche perché è una vittoria che ritorna secondo me 2 variabili molto, molto importanti. La prima è che Trieste ha un po' invertito il trend che la voleva essere in difficoltà tremenda nei secondi quarti della partita e specialmente in quelle che erano state un po' tutte le partite perse punto a punto. Io penso a Reggio Emilia, penso a Pistoia, che l'abbiamo nominata. Precedenti pesantini. Anche la prima di campionato a Venezia, bene o male. Insomma, certo, ha fatto tantissimo in quella partita. E dunque si è riusciti a invertire il trend, riuscendo con un ultimo quarto superlativo, da un punto di vista anche un po' dell'intensità che è sempre mancata, mm-hmm, no, in queste situazioni, a invertire la rotta e a vincere una partita importante. E la seconda che, bene o male, una squadra tacciata molte volte di non avere leadership, con questo signore qua ha fatto vedere un qualcosa di diverso, no? Ma anche da un punto di vista di squadra ha convinto il fatto che nel momento in cui Sassari era certa di vincere la partita, di averla comunque messa già in cascina, riuscire poi a rubare un paio di palle, essere capaci con intensità a sopperire a tutti quelli che sono stati i blackout della squadra di Pozzecco, quello veramente ha fatto la differenza. E anche questa è una variabile nuova che non avevamo visto tante volte durante il campionato. Pertanto, se bisognava fare un primo step di crescita in un momento in cui il calendario veramente ti dava poche speranze di poter far punti, questa vittoria con Sassari di ieri, al di là della bellezza dell'ultima azione e della vittoria, però regala un nuovo inizio per Trieste. Certo, abbiamo visto tra l'altro le 3 celebrazioni, diciamo così, 3 momenti in onore di Kobe Bryant, che tra l'altro da bambino tirava sul parquet di Chiarbola, perché non c'era ancora il Pala Trieste, quando Georgie Lee Bean Bryant, il papà,
giocava contro Trieste, il minuto di raccoglimento, il video e anche a 24 secondi lo stop sul campo. Juan, ieri l'amico Saule in sala stampa ha subito tirato fuori giustamente il termine Mamba Mentality, no? Che è proprio quel killer instinct che contraddistingue chi si prende questi tiri e chi fa quel tipo di azioni nell'ultimo quarto. Sì, a volte sembra scherzi, no? Che succedano queste cose proprio in giornate così dove si ricorda una persona così importante per noi. Quando è capitato eravamo tutti in shock ed era per noi come se fosse morto un familiare, era così, così l'abbiamo sentito. Per la mia generazione il nostro Michael Jordan, quindi è stato bello ricordarlo così. Con qualcosa tra l'altro di molto forte, di molto importante. Chi ricorda il canestro di Stonut, lo guardavamo fino a qualche istante fa, Fernandez era sulla rimessa, Mirza Libegovic ha messo la mano ma il tonno ha segnato lo stesso. Andiamo in stadio, andiamo a vedere quello che è successo tra Triestina e Virtus Vecomp Verona ieri a Rocco, con diversi nuovi innesti in squadra, poi ne parliamo con Mauro Milanese. Vediamo intanto la partita, le emozioni raccontate da Bernardo Gulotta. Una Triestina che gioca, che fa vedere i nuovi acquisti già pronti, che si dimostra frizzante ma che a causa del muro degli ospiti non riesce a sfondare la porta avversaria. La partita di ieri tra l'Unione e la Virtus Vecomp, terminata 0-0, ha messo in mostra le qualità dei giuliani ma anche la tenuta degli avversari, in un match gradevole e dai numerosi ribaltamenti di fronte. L'Unione parte a marce alte, Mensah è abile a inserirsi in area al quinto minuto cogliendo un traversone non bloccato dagli ospiti, ma il suo tiro è fuori misura sciupando una ghiotta occasione. La Vecomp risponde subito, vanno a impegnare Offredi prima con un tiro cross, poi con dei batti e ribatti in area piccola. Ancora Offredi e siamo al 20°, blocca il colpo di testa in tuffo di Cazzola, ben servito dalla sinistra. L'Unione ci prova direttamente da corner, ma il portiere respinge. Poi una serie di episodi dubbi agitano i rossolabardati, che reclamano in due distinte azioni un fallo di mani avversario. Nel finire del primo tempo si rivede il Verona con un corner poi sfilato sul fondo. Nella ripresa buono spunto di Maracchi e uscita puntuale del numero 1 Giacomel, che è bravo anche nel neutralizzare il mancino di Lodi indirizzato sotto l'incrocio dei pali. Dall'angolo che ne segue sempre l'estremo difensore chiude anche sulla zuccata di Formiconi, tenendo la parità in campo. Una conclusione non irresistibile al 76esimo rimette Offredi in movimento, ma è l'Unione all'82esimo ad andare ancora vicino al gol da calcio d'angolo, sempre con Formiconi bravo a smarcarsi. L'abbraccio a Granocce in area non viene giudicato irregolare nonostante le proteste giuliane. Quindi il brivido per i locali, che tappano un contropiede pericoloso della Virtus grazie al recupero di Tartaglia e al raddoppio di Lambrughi. Al 94esimo arriva il fischio finale, la Virtus Verona esulta per il punto ottenuto, la Triestina esce con rammarico di non aver raccolto quanto ben seminato durante tutta la gara, in particolare nel secondo tempo, uscendo ugualmente fra gli applausi del Rocco. Mauro, allora, amarezza e soddisfazione. Amarezza perché evidentemente si potevano portare a casa i tre punti e ci è mancato proprio un pizzico sotto porta. D'altra parte soddisfazione perché vedevamo il passaggio per Mensah, che ha fallito la prima occasione, di Signorini dopo qualche minuto, il quale praticamente è arrivato dalla Trieste, ha fatto un allenamento, è andato in campo. E poi Tartaglia, subentrato a Signorini, che non aveva i 90 minuti, era un po' affaticato, ti salva nella situazione in cui puoi prendere il gol. Quindi luci e ombre, però forse più luci tutto sommato. No, sì, noi, visto che dobbiamo questa stagione guardarla in prospettiva, dobbiamo guardare non tanto la posizione, ogni singolo risultato, ma come arriveremo poi da marzo in poi e soprattutto ai playoff. Vogliamo arrivare carichi, migliorando il nostro assetto, migliorando il nostro 11. Il mercato è stato fatto proprio nell'ottica di non rinforzare solo la rosa, ma espressamente anche l'11 con tanti volti nuovi, quindi per arrivare ai playoff affinché chi incontra Triestina per batterla debba fare una grande partita e noi comunque su qualsiasi campo possiamo passare il turno. Mauro, cosa hai visto nella partita di ieri che ti è piaciuto di più e di meno, al di là di un portiere avversario che effettivamente ha fatto tanta roba per evitare il gol che la Triestina chiaramente meritava, purtroppo però il calcio è così. Sì, no, mi è piaciuta un po' la compattezza, perché poi loro hanno due attaccanti molto pericolosi, il loro avversario Dogu è come il Lukaku dell'Inter, non in Serie C, pesante, grande, grosso, ti fa salire, prende falli da tempi, e l'altro corre tantissimo, anche lui è
un giocatore alto ma che corre veloce, quindi hanno giocatori proprio da contropiede che si possono far male. È stato secondo me bravo anche il nostro portiere, perché poi secondo me su quelle due occasioni, se andiamo sotto può diventare difficile, ha salvato bene, però è chiaro che non pizzico di fortuna, ci manca negli episodi, come poi vedo in Serie A, tante volte vedo anche rigori meno eclatanti di quello che succede. Ci sono due episodi, no? Tocco di mano e secondo tempo il fallo su Granocce, che ci dispiace ma non è stato messo nelle leggi della Lega, quindi non possiamo riproporlo. Quello che possiamo farvi vedere, bravissimo in regia il nostro Guido Indri, è questo qui, Mauro. Sì, forse quello di Granocce è ancora più evidente, perché si interessa la palla, si vede sorpreso a Granocce, gli taglia davanti, a quel punto gli fa sgambetto, gli cade sopra e poi sai, tante volte gli equilibri a partita cambiano. Ho visto Juventus-Fiorentina, tante volte andare in vantaggio, come poteva esserci un'occasione inventata, ti mette la partita poi nei nostri binari e diventa facilissimo. Noi comunque non butto via il punto, perché qualche volta quelle partite abbiamo anche perse, come col Modena, e all'ultimo minuto invece è stata anche una bella chiusura alla fine, e comunque il punto ci permette anche di tenere sempre a 4 punti di vantaggio la zona playoff, perché ormai era di nostra concorrente. È chiaro, volevamo mettere a 7 e dopo il mercato generale partire, dare una soddisfazione ai nostri tifosi che hanno cantato tantissimo, aspettavano solo il gol, ci hanno aiutato in maniera determinante, quindi ci dispiace per non avergli dato quella soddisfazione e aver messo la Virtus a meno 7, però almeno siamo li abbiamo tenuti a meno 4 e cercheremo di scalare qualche posizione davanti, cominciando domenica, facendo 3 punti ad Arzignano. Mago, siccome tra l'altro abbiamo visto la partita in stadio fianco a fianco, tornando proprio a quel discorso sul centravanti avversario, ieri mi hai detto 2 o 3 volte, con questo qui normalmente di testa non la vedevamo mai, oggi Signorini su di lui praticamente non gliela fate prendere una. A parte, sicuramente Signorini ha fatto una gran partita, pur essendo un po' di tempo fermo, nel senso non giocando, si vede che è un grosso giocatore anche lui. Cioè, gli acquisti fatti da Mauro sono mirati, ha rinforzato tutta la difesa, perché come si parlava prima, abbiamo preso troppi gol quest'anno, e abbiamo fatto adesso questa difesa nuova con Brivio, che è un giocatore anche di Serie A, eccetera. Poi non dimentichiamo che il nostro direttore era difensore anche lui, perciò sa come muoversi. E la partita ieri mi è piaciuta anche la Triestina, soprattutto abbiamo avuto la sfortuna di l'arbitro, secondo me un arbitro che ha fatto danni per tutte e due squadre, perché non fischiava poco, cioè non interpretava la partita nemmeno. Poi verso la fine ha cominciato a ammonire, perché forse avrà una lista di tante ammonizioni, perché un minimo di cartellini gialli che deve fare. Ha fatto danni. Comunque la Triestina ieri ha dimostrato che la squadra c'è, ma anche l'altra partita, che è quella che abbiamo vinto con Cesena. Guarda che bella chiusura qui Tartaglia. Bravo è stato Mago qui Tartaglia. Tartaglia è entrato a freddo. Tartaglia ha fatto il grande difensore di esperienza, di quello che non so quanti anni ha, comunque un difensore di esperienza. Voglio dire che con questi giocatori qua, giustamente Mauro ha toccato un tasto, il punto me lo tengo, e sono, cioè, meglio, se noi avessimo avuto qualche 3-4 pareggi sul confine, quest'ora avevamo 4-5 punti in più. Comunque verranno. Dimentichiamo, sicuramente i playoff ci saranno, dimentichiamo la posizione, dobbiamo salire. Una cosa che mi viene da dire, secondo il mio punto di vista, in stadio ho visto poca gente. Cioè, per seguire la Triestina bisogna seguirla, se no è inutile gridare, fare, cioè a parte... Venite allo stadio, perché se no, cioè, tutti i sacrifici che vengono fatti, come si ricompensano? Cioè, non mica ogni partita abbiamo il Pisa qua per o il Padova, eccetera. Dobbiamo riempire gli spalti. Bene, allora, giusto messaggio da parte del Mago. Prima di passare alla pallavolo, ancora una battuta mentre arrivano a raffica ringraziamenti a Fernandez. Per Mauro è arrivato un SMS che diceva: pensiamo al prossimo campionato. No, nel senso, mi sembra che il messaggio sia: sì, lavoriamo in prospettiva, ma pensiamo invece a fare il massimo ai playoff. Io sono abituato a pensare di essere morto quando sono morto. Finché non finisce il campionato, noi
arriveranno le parti importanti, comunque secondo me ci giocheremo i playoff e comunque l'obbligo, il nostro intento, mio di Mario, che tra l'altro saluta, che è sempre in giro per lavoro, verrà qua ai playoff, però è quello di rinforzare sempre la squadra, quindi il campionato, il mercato è stato indirizzato sì a rinforzare la squadra, ma anche a mettere qualche tassello, perché quando i contratti non fai solo i mesi ai giocatori, ma anche la prossima stagione, quindi hai riempito già un tassello della prossima stagione. Insomma, poi Brivio ha giocato in Serie A in 5 squadre, arriverà la prima settimana, si allenerà questa qui, poi c'è la Verona che ha giocato fino adesso solo in Serie B, ma ha giocato in C. Avevamo paradossalmente dei problemi in difesa, perché Malomo, poverino, gli auguriamo una ripresa veloce con l'operazione alla faccia, chiaramente non è disponibile, non sarà per i prossimi 3-4 mesi. Kodrumaz era in prestito a Rimini, quindi avevamo solo Cernuto e Lambrughi, gli acquisti dell'ultimo momento ha fatto sì che il mister ha buttato dentro Signorini per fisicità contro quei difensori dopo un momento e ha fatto entrare Tartaglia perché Signorini aveva solo 70 minuti sulle gambe, quindi era già un cambio prevedibile. Tra l'altro, risposta a questa domanda, Sarno ieri doveva entrare, ma si vedeva proprio Gautieri che parlava con Signorini dicendogli: ce la fai a finire la partita o no? Prima ha detto di sì, Sarno si è tolto la casacca, diciamo, da riscaldamento, poi Signorini fa: guarda, ho i crampi o qualcosa del genere, e invece ha dovuto mettere Tartaglia, che poi è stato bravo, tra l'altro. No? Quindi... Sì, no, quello che ha spostato i piani è stato l'infortunio anche di Scrulli, no? Certo, che era un cambio forzato, che non era prevedibile, quindi i 5 doveva entrare Sarno. Poi, grave, non grave? Penso un leggero stiramento, okay. Però adesso rientrerà Le Verone, Formiconi è rientrato, quindi... Formiconi, roba... altro che ha fatto benissimo. Sì. Sarno diventerà personaggio, Sarno diventerà personaggio, speriamo che segni, dopo il resto... No, diventerà personaggio. Diventerà personaggio. No, sarebbe bello stato vederlo proprio in questa occasione, certo, perché certo. Poi era la tipica partita dove noi, con la sua qualità, essendo un funambolo, la fantasia, della tecnica, non da Serie C, sarebbe stato bello vederlo all'opera. Poi il cambio di Signorini era preventivato, quindi aveva tutti certo. I 90 minuti. Forse è andata bene, poi Tartaglia ha chiuso sull'azione, che magari invece prendiamo gol e sarebbe stato un doccia freddo. È andata bene così, dai. Però insomma la voglia di vederlo, l'ultimo quarto d'ora c'era, era previsto il doppio cambio, poi è stato ritornato indietro perché Signorini e Vicrampi non ce la c'ha più. Allora, poi parliamo in maniera più diffusa degli acquisti della Triestina, anche con Fernandez, dei nuovi acquisti dell'Allianz Trieste, che sono un po' meno nuovi, ma insomma si stanno pian pianino adattando. Ma dobbiamo parlare di pallavolo, perché ieri Coppa Regione Friuli Venezia Giulia c'era presente anche il presidente nazionale, il numero uno della FIFA, della Federazione Italiana Pallavolo, che ha toccato vari argomenti, sia sul fronte nazionale che sul fronte locale, anche il caso Palestra. Ne parleremo tra qualche istante con Alessandro Micheli, ma sentiamo l'intervento vista a Cattaneo, numero uno del volley, del diciamo così, delle istituzioni del volley nazionali, e poi ne parliamo assieme. Noi siamo assolutamente contenti di quello che è stata l'annata passata, abbiamo vinto tantissimo, 21 medaglie complessivamente, comprese quelle dei nostri club, e però questo è per noi un punto di partenza. Abbiamo adesso quest'anno, nell'anno olimpico, dei grandi obiettivi da raggiungere, ma intanto noi ci siamo presenti con le due squadre maschile e femminili, siamo presenti nel beach volley, siamo presenti anche nel sitting volley, quindi saremo presenti anche alle Paralimpiadi. Sicuramente siamo la federazione che porta alle Olimpiadi un maggior numero di atleti. Udine, due squadre in Serie A2 femminile, Pordenone una squadra in A3 maschile, Trieste non ha squadre, si accontenterà della finale scudetto? Beh, intanto la finale scudetto di Serie A1 femminile sarà comunque un grande spettacolo. Poi Trieste ha una grande tradizione nella pallavolo italiana. Evidentemente si tratta di trovare degli ingredienti che insieme portano ad avere un club di alto livello. Oggi la pallavolo di alto livello è una pallavolo impegnativa, sia sotto profilo economico che sotto profilo organizzativo e gestionale. Bisogna cercare evidentemente di far sì che anche Trieste, anche questa bellissima città, possa avere una rappresentativa di alto livello. Perché la pianta cresca rigogliosa occorrono anche gli impianti. A Trieste ci sono dei problemi. Questo è un argomento molto doloroso, in generale per tutto il paese e in particolare per Trieste, per la situazione che si è venuta a creare. Io mi auguro che si possa trovare presto una soluzione. Non si deve parlare di
valore dello sport senza poi fare niente. Chi ha la responsabilità di mettere in condizione le società e chi ci mette tanta passione e un pizzico di follia per andare avanti nel nostro paese facendo i dirigenti sportivi, devono anche assumersi le responsabilità di dare almeno le possibilità intese come luoghi e intese come possibilità per fare l'attività sportiva. Allora, tanti argomenti toccati dal presidente nazionale con il nostro presidente del Triestino Micheli, presidente in Friuli Venezia Giulia. Allora, come sta innanzitutto il movimento? Ieri abbiamo visto, no, le ragazze dell'antica sartoria sfiorare la Coppa Regione proprio all'ultimo set perso, però ci sono segnali di fermento, di crescita nell'ambito del volley? Guarda, sicuramente nell'ambito femminile stiamo facendo delle cose importanti. Abbiamo una squadra che è in alto in classifica nella Serie B2, c'è, come dicevi, l'antica sartoria che è seconda in classifica e quindi potrebbe puntare a sua volta alla promozione. È chiaro che, come diceva giustamente il presidente, prima di arrivare a determinati livelli ce n'è di strada da fare e soprattutto, come quello che sappiamo che è importante, è che ci sia una società che sia innanzitutto strutturata per poter affrontare poi impegni più importanti e di rilievo come i campionati di Serie A. Dico purtroppo, ma è per fortuna una regione ricca di pallavolo, se pensiamo che, no, ce ne sono due in Friuli a distanza di 20 km, e hanno fatto dei derby al Carnera, due derby che alla fine hanno fatto quasi 5.000 persone. Quindi, certo, quindi diciamo le squadre comunque in regioni importanti ci sono. Poi grande appuntamento a Trieste perché arriva la finale scudetto femminile, ne abbiamo già parlato, però ribadiamo, un appuntamento insomma che sicuramente riempirà il Pala Trieste. Ma è un'occasione veramente ghiottissima quella di avere una finale scudetto, anche perché la finale scudetto secca negli ultimi periodi non è mai capitata, perché è sempre stata fatta 3 partite su 5. In questo caso il calendario internazionale è molto stretto, poi il campionato, le Olimpiadi che sono molto vicine, fanno sì che la Lega femminile abbia preso questa decisione e abbia scelto la nostra città anche un po', tra virgolette, scommettendo, certo, perché non l'avevano mai fatto in un impianto di così elevata capienza. Certo, certo, perché puoi fare 6.700, quindi c'è la possibilità, esatto, diciamo, quindi di fare grandi numeri, ma noi abbiamo una tradizione, abbiamo anche una tradizione, certo, no, dei due mondiali fatti che ci danno ragione. Allora, tutte cose diciamo positive, sperando anche dei maschietti che possano diciamo salire di categoria prima possibile. C'è un caso però, il caso Palestra a Trieste, no? C'è questo problema con l'UTI, le concessioni, 13 impianti, qualcosa del genere, se non sbaglio, meno, sì, in cui al momento non ci si può allenare. Come siamo? Forse riusciamo a dare la notizia invece che si è sbloccata la situazione? Per quanto riguarda noi, noi ci siamo attivati subito, come a dire la verità, come Federazione Pallavolo, anche insieme alla Federbasket e all'avvocato Adami. Devo dire che penso che la situazione diciamo si sia sbloccata oggi, in quanto l'UTI ha trovato due nuovi soggetti che da domani ci dicono che dovrebbero riaprire, perché questa è la cosa importante, avere la possibilità di riportare, no, i ragazzini, i bambini, le bambine e gli atleti e le atlete in palestra, e quindi questo dovrebbe essere un problema che tutti ci auguriamo oramai scongiurato. Bene, questa tra l'altro è una notizia che quindi poi riprenderemo chiaramente anche nel nostro telegiornale dello sblocco dell'impasse circa la situazione palestre. Tra un attimo andiamo a Coach Del Massone, torniamo al basket. Flash con Mauro, perché via Rocco Costantino? Una serie di messaggi, scelta precisa, dettata da situazione anche di modulo e di numero di punti rosa? Ma sì, Costantino è un giocatore per noi importante, come ha fatto un grande percorso, quindi io non l'ho messo mai in uscita. Poi è chiaro che forse mi hanno chiamato tutte le squadre di C nel nostro girone, sicuramente non avrei dato né al Feralpi, né al Carpi, certo, né certo, a qualsiasi altra squadra che mi ha chiamato nel nostro girone, che magari avrei messo in imbarazzo sia il giocatore
sia il pubblico averlo contro e magari farci anche un gol. È arrivato il Bari che ha pagato un prestito secco, sotto le indicazioni anche di mister Gautieri, volendo giocare 4-3-3, chiaramente il terzo attaccante gioca a 0 minuti. Se uno gioca, per dire, non so, Gomez è partito al 70, vede una pre ieri e gioca un 20 minuti, Granoce il terzo problema, entra, però, quindi tenere uno come Costantino, che 2 anni fa era il capocannoniere del nostro girone, come terzo non avrebbe avuto senso, invece andando a Bari 4 mesi gioca ancora e poi torna con noi perché è un prestito secco. Io ho preso Sarno che era più funzionale 4-3 perché non avevamo nessun mancino esterno alto, avevamo Procaccio, Mensa e Gatto che sono tutti tre destri, invece lui uno che magari può giocare a destra più volentieri degli altri e col mancino rientrare, quindi, e può fare anche il numero 10 nel caso del 4-3-1-2, quindi era più un funzionale un po' la nostra roba. Questo il mago dice che potrebbe essere il modulo. Io ho detto, parlavamo prima, il 4-3-1-2, questa squadra, cioè, potrebbe fare benissimo proprio. Adesso c'è una conferma da Mauro. Bene, poi ci torniamo sopra. Andiamo a sentire Coach Del Masson sull'Allianz Trieste in sala stampa subito dopo la straordinaria vittoria propiziata proprio da quel straordinario, finale, da quel canestro da 3 punti di Juan Fernandez che resta lì nella storia della pallacanestro Trieste. Fernandez è stato bravo, credo che sia stato ancora più bravo nel recuperare da una rimessa dal fondo il pallone e portare via il pallone, che quello credo sia stato il proprio segnale che ci ha dato la convinzione che potevamo farcela. Quella palla rubata dalla rimessa, quella è stata secondo me dove ha cambiato anche emotivamente le nostre sensazioni e le sensazioni dell'intero palazzetto. Negli ultimi due minuti si sentiva più niente in campo, questo ripeto, credo che la giocata più importante di Fernandez, oltre a quello che è evidente l'ultimo tiro, sia stata proprio quella. Partita complicata, perché effettivamente Sassari ha fatto una prova importante, come era giusto aspettarsi, una squadra in forma, una squadra che gioca bene assieme, che ha tante soluzioni interne e esterne, che chiaramente mette a nudo quelle che possono essere le difficoltà di qualsiasi avversario. E noi siamo stati bravi anche nei momenti di maggior difficoltà a non lasciarla mai lì e alla fine, ripeto, quando abbiamo capito che potevamo ancora provare a vincerla, abbiamo sicuramente fatto quell'extra sforzo che ci ha portato a giocare gli ultimi 2 minuti in modo importante come atteggiamento, al di là degli errori o altre situazioni. Questa è la cosa che mi rincuora di più. Cerchiamo di capire il perché abbiamo questi up and down nell'arco della stessa gara. E ripeto, la risposta è sempre la stessa, che abbiamo dei giocatori che non hanno ancora il ritmo gara per mantenere quello che riusciamo a costruire. Siamo partiti bene, poi quando abbiamo cominciato a fare qualche cambio la squadra ha perso identità, ha perso energia, ha perso l'abitudine, l'idea di come giocare assieme, e questo, ripeto, in questo momento è uno sforzo notevole, soprattutto giocando contro squadre del valore di Sassari, ecco. Quindi questa nostra poca continuità nasce da questo tipo di situazione. Siamo, ripeto, non è che da una settimana all'altra la nostra situazione possa cambiare in chissà quale modo. È chiaro che dobbiamo in questo momento stringere i denti, cercare di fare in ogni partita il massimo, e ripeto, dopo io sono convinto che un passettino alla volta lo stiamo facendo. È chiaro che andare al piccolo trotto quando gli altri volano fai fatica, quindi, però è una fatica che sappiamo che dobbiamo assolutamente fare. Queste le parole di Coach Del Masson. Poi giustamente sottolineiamo un SMS: Fernandez MVP di giornata per la Lega Basket. Lobito, cosa si prova a provocare un entusiasmo simile? Quel boato mi risuona ancora in testa, Juan. Non so, è difficile di spiegare. Anche mi chiedevano cosa pensi quando stai per tirare. In realtà non pensi e poi pensi solo a festeggiare. Quindi è una gioia bella. E l'unica cosa che mi preoccupava era che non mi uccidessero i ragazzi che mi hanno preso, perché lì sono situazioni pericolose. Anche perché ti arrivano questi armadi addosso e quindi rischi di trovartene uno in schiena che magari succede qualcosa. Comunque, abbiamo sentito le parole del coach importanti relativamente alla situazione dei nuovi inserimenti, no?
C'è chi, come per esempio Cervi, mi sembra sia arrivato comunque in buona forma, Washington sta crescendo, c'è chi come, come Hickman, o X come lo chiamava Messina la settimana scorsa, è arrivato dopo essere stato tanto tempo fermo. Mi dicevi però proprio poco fa, è serissimo, ha capito la situazione, si ferma tanto proprio ad allenarsi, a tirare dopo gli allenamenti. Sì, sì, sta cercando lui di mettersi in ritmo, ovviamente prima deve cercare un po' di mettersi in ritmo individualmente, non è facile poi trovare i ritmi giusti con la squadra, ci vuole un po' di pazienza, si vede che è un giocatore che ha vinto tante cose, che ha tanta esperienza, che sa giocare, che ha grande talento, però è umano, per ognuno di noi essere fermo così tanto tempo, poi ci vuole un periodo di rientro, di adattazione, quindi pazienza, sono sicuro che lui ci darà una grande mano. Muchas gracias Lobito, grande ombre, insomma tentano anche più o meno bene in spagnolo di omaggiarti. C'è da dire poi che è arrivato anche Cervi, che è un lungo più unico che raro nel panorama italiano per stazza, ma anche per qualità tecniche, che è proprio quel tipo di giocatore che con te in tandem funziona bene. Io ricordo ovviamente Fernandez Cittadini, sì. No? I vostri pick and roll, è un tipo di giocatore con cui credo ti trovi molto con quel tipo di centro da playmaker, no? Sì, sì, a lungo la mia carriera mi piace giocare con giocatori grossi, lui è bravo a giocare il pick and roll, è molto grosso per fare blocchi e quello a me piace. Dobbiamo ancora conoscerci un po' e trovare un po' di ritmo insieme, ma anche lui, a me piace come giocatore lui, penso che tutti i nuovi ci daranno una grande mano. Mauro? No, mi viene da ridere perché oggi mi sono a Porto un omone grande. Sì. Io, ma chi sarà, cosa ho fatto? No? Era proprio Cervi che mi chiedeva un... ma perché... No, ma raccontiamo la storia. È andato a vivere nell'appartamento di... come si chiama? Di Ferretti. Di Ferretti, giusto? Ferretti. Sì, sì, sì. Qui servivano le chiavi? Sì, non sapevo che sapeva che io abitavo là. Non so, ho suonato la porta a casa, ma, detto, ma sei un cacciavite? Guarda che io manco il nuovo acquisto, sono arrivato 3 settimane fa. A 2 metri di... A bocce non gioca questo, guarda. Ho preso sia lui. Sicuramente lui. Effettivamente ogni tanto abbassa la testa per passare nelle porte. Abbassa la testa per prendere la cassetta degli attrezzi, perché veramente è grande. L'hai conosciuto anche lui, è difficile diciamo confondersi. Alessandro, abbiamo scritto anche nel servizio, c'è stato un momento in cui ieri ci si è resi, secondo me, veramente conto di quanto è cambiata la rosa, no? Perché scrivevo nel secondo quintetto, no? Quando è entrato, i tre giocatori nuovi, quindi Hickman, Washington, Cervi, con Justice, su cui Dalmasson ha fatto una scelta che devo dire su quale siamo tutti d'accordo, perché Cook fuori, però Justice ti può come dire risolvere magari la partita con qualche triple eccetera, e da Ross è un secondo quintetto di A1, sì, che non è un secondo quintetto però, no, visto chi è partito nello starting five, ma guardando anche quello che era stato un po' la partita con Milano, il secondo quintetto aveva anche dato in quella situazione lì delle indicazioni molto molto utili. Vuol dire che in questo momento qui c'è la consapevolezza da parte di chi parte dalla panchina, scusate del gioco di parole, di comunque dover lasciare il segno, perché in questo momento hai citato il discorso di Justice. Justice ha fatto una delle cose più importanti di tutta la partita ieri, con quella palla recuperata cost to cost per dopo andare a appoggiare il vetro, ha dato, è da lì che è iniziata la scalata di Trieste verso il recupero con Sassi. E aggiungerei che per un giocatore che gioca e non gioca è ancora più difficile andare in campo con quella assolutamente voglia. Assolutamente, io credo che rispetto a quello che si era visto un po' fino diciamo a fine dell'anno, in cui c'è stato il picco negativo della squadra, qualcosa si è cambiato dal punto di vista della mentalità e dal modo in cui ti approcci alla partita e ti approcci a quello che è il voler dare il tuo tassello alla causa. È la cosa più importante, perché da vedere una squadra completamente sfiduciata, in balia di se stessa, come avevamo visto a Trento, che è stata forse una delle pagine più brutte, ecco, della Panresto Trieste della storia recente, arrivare a comunque giocarsi delle partite come è stata quella con Sassari ieri, con la convinzione che ogni
effettivo è utile. Non c'è un individualismo, c'è il discorso della, naturalmente della prova di Juan, ma bene o male io credo che... Scusa, sia un attimo, fatto... il canestro di Juan, mio marito stava cadendo dalla balaustra, ahimè non l'ha mai fatto per me, questa è la moglie, questa non è male, questo messaggio qui. No, scusa Sam. E dicevo, c'è questa consapevolezza, io credo, da parte della squadra, io credo anche Juan, posso confermare questo, in cui veramente ognuno si senta utile, no? Alla causa e... arrivare a un obiettivo importante, qual è la salvezza, dipende un po' dall'utilità di tutti. Io credo che vi state avvicinando con grande fatica, perché naturalmente hai indicato anche te il discorso che bene o male c'è una squadra nuova, ci sono tanti innesti da mettere in ritmo e quindi anche il modo di giocare è diverso, specialmente anche per te, che poi di un po' di pressione sulle spalle da un punto di vista del playmaker la stai subendo praticamente all'inizio del campionato, no? Ma credo che adesso tutti capiscono che per essere, adesso che abbiamo 13 giocatori, per essere nei 12 devi dare qualcosa in più di positivo alla squadra. Questa è una cosa positiva perché fa stare tutti sul pezzo ogni giorno, ogni allenamento. Sai che devi aiutare questa squadra a vincere. Poi se ti tocca stare, quanto tempo ti tocca stare, no? Devi sempre... comunque dare qualcosa, e si è visto ieri e spero che quest'idea di giocare, di stare insieme per un obiettivo comune che ormai lo sappiamo tutti già che quest'anno è la salvezza, ci dia questa spinta della quale abbiamo bisogno. Grande Juan, grande giocatore, grande papà. Chiedo anche a Alessandro Micheli, che è stato già diciamo così, nel board della Pallacanestro Trieste, no? La cosa importante è che dietro a questa lotta per la salvezza c'è una società che ha ritrovato, no, la possibilità di lavorare serenamente, uno sponsor come Allianz, cioè una situazione che dà serenità, no? Ma questo penso sia il punto fondamentale anche per... che ha dato anche un po' la consapevolezza a tutti, vuol dire, all'ambiente proprio, ai giocatori che sicuramente ci hanno messo subito dall'inizio, ma probabilmente il cambio di rotta che sicuramente c'è stato, e questo in dubbio. Poi dopo un anno, diciamo la parte finale dell'anno così travagliata come quella dell'anno scorso, e arrivare a una stagione con degli obiettivi completamente diversi, con una rosa completamente diversa, venirne fuori sicuramente non è facile. E qua va dato merito sicuramente a Ghiacci e al buon Mario e a tutte del Massons di essere riusciti a tirar fuori. Mi è piaciuto moltissimo quello che ha detto Lubito, il discorso di quanto conta far capire da un allenatore che ogni giocatore della rosa, anche il dodicesimo, il tredicesimo, è importante e può dare qualcosa per quella vittoria. Allora, siccome poi c'è anche il cambio ospite, Micheli, per la Pallavolo Triestina, il suo sogno per il futuro della Pallavolo Triestina da presidente regionale? Il mio sogno, io facevo il direttore sportivo quando eravamo in A1 e in A2. E portavamo 6.000 persone. Il mio sogno sarebbe quello di ricominciare ad avere, se non altro, una squadra di A2, una squadra anche femminile, perché ci sta benissimo. Trieste è una città che ama lo sport e forse in questo momento il sogno più importante sarebbe quello di avere un impianto che possa essere sfruttato appieno da più società. Vedi gli impianti che ci sono in Slovenia o in Austria, dove si allenano contemporaneamente, no? In tre società. Certo. Questo è il sogno. Io ne ho parlato un po' con le istituzioni, vediamo cosa ne salta fuori. Speriamo si realizzi. Subito dopo la pubblicità anche la pallanuoto, che è ripartita con il campionato ed ha vinto. Tra qualche istante di nuovo qui al Caffè dello Sport. Grazie, ci hai fatto sognare, Juan, anche il tuo piccolo Fernandez. Tiago ha un papà supereroe. Raffica di messaggi, di complimenti per il Lobito. Ci vediamo dopo la pubblicità.
Eccoci qua di nuovo in onda col Caffè dello Sport. Ci ha raggiunto Michele Mezzarobba, altro talento Buonasera. Triestino. Ciao Michele, come Buonasera. Stai? Buonasera, tutto bene, grazie. Allora, avete ripreso con la stagione di pallanuoto di Serie 1 dopo lo stop per, insomma, sappiamo che quest'anno è l'anno olimpico, ci sono le qualificazioni, c'è la nazionale, ci sono lunghi stop alla grande, 14-6 con la Canottieri Napoli, subito una bella vittoria e rinsaldato quel quinto posto che è l'obiettivo stagionale. Certo, guarda, come hai detto tu, siamo stati fermi 2 mesi perché appunto c'erano i mondiali under 20, gli europei della nazionale maggiore. Era difficile tornare a giocare una partita sulla carta facile, ma non è mai facile perché l'ultima in classifica, ma non era una partita facile. Siamo stati bravi a incanalare subito la partita sui binari giusti, siamo andati subito 5-1, secondo tempo siamo andati 10-2. Forse nella terza frazione ci siamo un po' addormentati, abbiamo preso qualche gol di troppo, però alla fine abbiamo gestito tutta la partita e siamo stati in grado di portare a casa la vittoria, perciò è andata discretamente bene. Ecco Michele, bravi quindi subito a segnare il match, mentre rivediamo gli highlights della partita Trieste in calottina bianca per chi magari non è tanto avvezzo, giusto Michele? Bianca in casa, blu fuori. E rivediamo i gol, benissimo Gogov che è uno dei punti di riferimento di questa squadra. Sì, Gogov sicuramente è un punto di riferimento in fase finalizzativa, no? In fase di finalizzazione. È anche come dire il suo ruolo e deve fare questo. Se magari qualche volta non è in giornata, vabbè, non è un problema, deve fare questo, perciò siamo contenti se lui fa gol, però è anche un, come dire, grazie a tutta la squadra che riesce a mandarlo in porta, come dire. Certo. Allora, sentiamo subito le interviste al volo dell'allenatore Bettini e di Gogov alla ripartenza del campionato e poi ne parliamo ancora con Michele. Sentiamo quello che ha dichiarato l'allenatore e il miglior realizzatore con 5 reti di questa sfida ripartenza della 1 maschile di pallanuoto. Diciamo che benissimo, una bella vittoria, ne avevamo bisogno dopo le ultime 2 partite dell'anno scorso che erano state un po' più negative. Si è sentita la pausa di 2 mesi dall'ultima partita, abbiamo aggredito subito, siamo stati bravi subito, poi ci siamo persi a metà dell'incontro con alcuni svarioni un po' così gratuiti. I ragazzi comunque poi si sono ritrovati, fisicamente c'erano, quindi diciamo che sono moderatamente soddisfatto. 5 gol non sono importanti, non è importante chi segna, è solo importante che noi vinciamo. Posso dire un bel inizio dell'anno 2020 e spero che continuiamo così. Bene, anche Gogov che è uno bello, bello tosto ma anche simpatico, no? quando chiacchiera col suo accento in italiano. No? Sì, sono bravi ragazzi, sia lui che l'altro straniero Vizzo che è andato agli europei qualche settimana fa, sono dei bravi ragazzi. Anche l'altro croato che abbiamo acquistato quest'anno, sono tutti bravi ragazzi, molto simpatici. Michele, parlavamo di obiettivo quinto posto perché? Perché chi arriva quinto poi fa le coppe, che è un obiettivo della società del presidente Sanner, no? Allora, diciamo da quest'anno, anche col cambio di capitano, non ci siamo più imposti l'obiettivo salvezza, perché, come dire, ogni anno sta salvezza, salvezza, salvezza. Mi ha detto, puntiamo più in alto, puntiamo al quinto posto, puntiamo a fare l'Europa. Per ora sta dando i suoi frutti, speriamo di mantenere nel girone di ritorno, perché adesso è ancora una partita e poi è finito il girone d'andata, speriamo di mantenere comunque un ritmo costante sulle partite, speriamo bene di riuscire ad arrivare quinti. Certo, questo è un po' l'obiettivo. Allora, Michele, poi torniamo con te con la pallanuoto, ritorno sulla Triestina invece, perché sabato abbiamo preparato un servizio complessivo sui nuovi acquisti, ma siccome non è che abbiamo tantissimo tempo, preferirei invece vedere direttamente l'intervista di ieri in sala stampa con i 2 nuovi arrivi che hanno giocato, ovvero Signorini e Tartaglia, tra l'altro si sono dati il cambio come difensore centrale per farli vedere per la prima volta al nostro pubblico, mentre arrivano tanti altri messaggi anche divertenti come questo, hai fatto anche sorridere Peric, incredibile, un altro risultato. Sì, mi ha anche preso per il collo Peric. Tra l'altro Peric si è alzato, ha guardato verso l'alto, al cielo, ha ringraziato, era in un momento quasi mistico, no? Sì, grande. Che secondo me però in realtà magari nell'intimo è anche divertente, non è detto che sì, non sia così. Sì, ma lui è simpaticissimo con noi,
Non è quello che sembra. Diciamo. Non è quello che sembra. Specie di Pirlo, insomma, no? Che stava zitto nell'intervista, non parlava, poi invece faceva gli scherzi a tutti. Allora, andiamo a vedere i due nuovi arrivi da Triestina, Signorini e Tartaglia. Il mister è stato coraggioso a buttarmi subito dentro nella mischia. Siamo stati bravi, tutta la squadra, siamo difesi tutti insieme e abbiamo attaccato tutti insieme, quindi complimenti alla squadra. Come condizione fisica sto bene, sì. Quello che mi ha fatto più effetto è stato fare un esordio in uno stadio del genere, perché sinceramente è veramente molto bello, cioè, in categoria ce ne sono pochi di stadi così. Ormai quello che è stato fatto è fatto. Comunque l'anno scorso la Triestina ha fatto un campionato importante, è sfumato tutto alla fine per la finale. E quest'anno è un altro campionato, cioè, ormai non bisogna vivere di ricordi dell'anno scorso. È vero che all'inizio la Triestina voleva fare un altro campionato, ma ormai ad oggi è questo. Noi dobbiamo scalare il più possibile le posizioni per fare un grande playoff. Però non è niente da buttare, cioè, alla fine ora inizia paradossalmente un nuovo campionato. Ho trovato un clima, almeno nello spogliatoio, molto sereno. Sono veramente felice dei compagni che ho, perché subito mi hanno messo a mio agio e sono entrato proprio in un gruppo unito. Poi per quanto riguarda la classifica, certo si è un po' indietro, però bisogna guardare avanti, perché le partite sono ancora tante. È una cosa che mi è capitata anche l'anno scorso a Novara, dove avevamo una squadra forte e purtroppo ci è capitato di arrivare indietro, però le partite da fare sono tante, quindi c'è da guardare avanti. A Catanzaro comunque io ho appena rinnovato il contratto, poi per scelte tecniche giuste il mister ha preferito altri giocatori e quindi ho giochicchiato, non giocato. Poi si è aperto il mercato e verso la fine, comunque parlando con la società del Catanzaro, mi ha detto che sarebbe stato meglio che io andassi in prestito. È arrivata la chiamata della Triestina e io ho detto cavoli, ok, vado. Perché comunque credo nel progetto, anche se sono in prestito, ma sono venuto qua per fare qualcosa di importante, perché sennò me ne stavo a Catanzaro. Cioè non è che sono venuto qua per farsi mesi così, cioè io perché ci credo. Sì, io insomma in carriera ho fatto un pochino tutti i ruoli che riguardano il reparto difensivo. Ho giocato a destra, ho giocato al centro dei quattro, ho giocato al centro dei tre. Quindi insomma di ruoli ne ho fatti tanti, sì. Però dai, faccio delle mie tra i miei privilegi c'è l'attenzione difensiva e niente, poi starà a voi insomma giudicarmi. Allora, i volti e le voci di Signorini e Tartaglia, subito due parole su loro, poi andiamo a parlare un po' di Sarno, di cui abbiamo parlato meno ed è un grandissimo talento, Mauro. Iniziamo da loro due che hanno giocato, due giocatori che hanno mostrato immediatamente le loro qualità. Beh, Signorini, figlio d'arte del papà, insomma, capitano del Genoa, è dotato di grande fisicità, marca, ma anche una certa personalità nel giocare la palla, nell'impostare, nel bucare, avanzare e cercare di impostare l'azione, quindi è un giocatore sicuro, solido, speriamo che dia sicurezza anche lui al reparto difensivo. Tartaglia è un giocatore che può giocare a 4, giocare a 3, qualche volta è saltato anche a fare il terzino, però è un giocatore aggressivo, meno alto di Signorini, però è veloce, la sua velocità già ci ha fatto chiudere un'azione che poteva finire male già ieri con quell'ultima azione della Virtus Vecchia in tempo di recupero, dove col modo, nella stessa maniera, hanno tirato in porta, ci hanno fatto gol, ci hanno gelato lo stadio, l'unico tiro in porta ci hanno fatto di tutta la partita e sono andati via col bottino pieno. Certo, allora, poi rispondiamo anche a questa, ma andiamo su Sarno, di cui abbiamo parlato forse meno e sbagliando, perché è un grandissimo talento, mancino, giocatore che può farti vincere una partita con un guizzo, no Mauro? Sì, sono quei giocatori talentuosi, fantasia, che se fossero costanti, come tutti i giocatori esterni alti, mancini, dotati di grande tecnica, giocherebbe in Serie A, perché poi con la C, le sue qualità non c'entrano niente. È chiaro che è un giocatore talentuoso che per me ai playoff può essere un'arma in più, perché poi ci può essere una punizione
magari di Lodi, che ancora non ha centrato la porta, ma sappiamo che ha il piedino che appena trova le misure Rocco ci può dar fastidio. Abbiamo lui, abbiamo altre soluzioni in più per poter fare gol, una partita piatta, e quindi lui ci serviva anche come genio, sregolatezza, sia per giocare dall'inizio sia per giocare gli ultimi minuti, e anche per adattarlo ai due moduli richiesti del mister, che sono il 4-3-1-2, così avremo un 10 che è veramente un 10, e anche il 4-3-3, perché lui ama partire largo a destra, venire dentro il mancino per poi sfoderare il tiro o l'assist compagno. Questo anche per rispondere a chi dice giochiamo solo con una punta. No, c'è anche la possibilità di giocare con due punte e con Sarno dietro, diciamo così, no? Sì, così è stato un pochettino poi la volontà di mister Gautieri di far per avere quei due moduli. In quel caso Mensa è diventato attaccante e quindi può essere considerato una seconda punta, però insomma le punte sono state scelte poi Granoce e Gomez, non si sa chi sarà il titolare e chi no, però ormai sanno che uno gioca e uno entra, quindi sono loro. Anche nel caso del 4-3-3 non c'è più la concorrenza di prima, dai, senza Costantino e Ferretti magari si pensava ad avere tante frecce, invece magari chi non giocava non era tanto contento, e chi giocava magari sapeva di essere sostituito dopo 60-70 minuti, perché in panchina c'era un altro compagno veramente bravo che avrebbe giocato titolare questa altra squadra di C. Quindi certo, adesso siamo più responsabilizzati, ma abbiamo anche caratteristiche diverse che spero ci daranno risultati migliori. Allora, sembra un mercato estivo, poi c'è Brivio, che insomma è un giocatore che ha credo 150 presenze in Serie A, qualcosa del genere, cioè un terzino di spinta, tra l'altro anche lui un po' come Signorini, con anche qualità offensive, uno che salta, che ti arriva in aria, che ti aiuta anche sui calci piazzati di testa. Sì, poi sono contento che a gennaio sono arrivati anche tre mancini, perché forse avevamo bisogno, con Sarno, Lodi e lui, insomma abbiamo anche qualche piede sinistro in più, che è una cosa un po' rara nel calcio, no? Che prevalgono i destri, e poi insomma dai, un giocatore che ha fatto 5 squadre di Serie A, preso dal Chievo in Serie B, ci può dare una grossa mano per esperienza, tecnica, piede, quindi anche lui penso che farà molto bene. Ho accontentato Frascatore, che l'ha chiamato il Padova, era in scadenza, io non gli avevo rinnovato il contratto, probabilmente lì avrà trovato un anno e mezzo il rinnovo. A quel punto mi sono fiondato su Brivio, che non pensavo fosse in uscita, ma quando si è mercato poi succedono tante cose, tante informazioni, quindi in fretta, in un'ora abbiamo fatto l'operazione l'ultimo giorno del mercato. Mentre prepariamo anche la classifica della C, Mago, tanta roba, tra l'altro i siti web insomma hanno fatto un po' le classifiche del mercato, la Triestina, Mauro, ha preso 9 per questo mercato di riparazione. Mago, tanta roba in più a livello di nomi, di qualità, questa è la classifica che, come dire, vede la Triestina l'ultimo posto utile per i playoff, ma un po' più definita in questa parte sinistra rispetto... Io dicevo sempre, la Triestina ai playoff non si discute, sicuramente entra. Noi dobbiamo cercare di arrivare più vicino possibile alle prime tre squadre e mettersi in mezzo a rompere le scatole alla terza, alla quarta, la quinta, se arrivi alla seconda. Abbiamo ancora tanti punti a disposizione. Con questa difesa che adesso si è creata, con Brivio eccetera, gli altri. Insomma, io dico una cosa, un giocatore che viene da Bari, da Serie B, viene a Trieste, vede la società, vai su in terzo piano e rimani, diciamo, a bocca aperta, vai in campo, rimani, ma dove trovi una squadra di Serie C? Uno, ma io se fossi un giocatore, adesso anche la B per dare là, perché infatti i giocatori sono rimasti tutti entusiasti, non vedono l'ora di giocare. A giocare su quel, poi anche il terreno abbiamo visto è migliorato. Ieri, tra l'altro, avevo notato forse molto il terreno erboso, ancora ulteriormente migliorato. Sì, vero? Sono state rifatte le due aree, perché ma benissimo, erano proprio quelle più consumate. L'intenzione era anche portare qualche faccia nuova, no? Perché secondo me la finale ha lasciato dei strascici. Sì. E vivere sempre ogni volta che una squadra segna avversaria contro di noi, rivedere quella finale, rivedere quel momento là non era bello, invece vedere anche delle facce nuove, forse ho fatto qualche acquisto in più, cercando di non sforare comunque il budget che ho a disposizione, per anche portare delle facce con la mentalità nuova, perché uno arriva a vedere la società nuova, maglia nuova, stadio nuovo, e magari darà tutto per la maglia, come hanno fatto i giocatori appena arrivati, che hanno poi vissuto quella finale, però magari certo, anche gente con la mentalità fresca, psicologicamente ci dà una mano anche
a non parlare più finalmente dell'anno passato, ma di guardare solo questo ritorno, facendo meglio possibile per poi arrivare cattivi, correndo, con la mentalità giusta, nelle partite che contano, con una squadra migliorata. A proposito di volti noti, ieri Sassari, ovviamente protagonista della gara con Trieste al Palasport di Via Flavia, allenata da Gianmarco Pozzecco, altro triestino che tra l'altro ha ottenuto tanti successi in Europa, l'anno scorso finalista Scudetto. Sassari tra l'altro battuta due volte a Trieste, andata e ritorno, però se sentite l'intervista, soprattutto la fine, c'è una domanda dell'amico telecronista Furlan che fa sorridere Pozzecco e lo manda via, diciamo, con il sorriso dopo un inizio molto mogio, diciamo così. 50% l'abbiamo buttata via noi, 50% sfiga. È la seconda partita che perdiamo così con un tiro, insomma, rocambolesco, però non dovevamo arrivare a quel momento e se te la giochi, se dai la possibilità alla squadra avversaria di rientrare in partita, poi ti esponi a un rischio del genere. Penso che abbiamo battuto tutti i record della sfiga, perché due partite di fila, subire un canestro del genere, insomma, non è piacevole. Però al di là di questo faccio i complimenti a Trieste, ha giocato una partita vera, fino alla fine, maschia, con un'enorme energia. Faccio i complimenti a Eugenio e a tutti i ragazzi. Sono contento chiaramente per voi, un po' meno per noi, ma... E poi ringrazio il pubblico di Trieste, per l'ennesima volta mi ha accolto con grande affetto e sono cose che per me valgono molto, quindi vi ringrazio tutti, grazie veramente. Sì, ci sono due filosofie di pensiero, la prima è quella che dici faccio fallo e poi eventualmente spero che chiaramente anche la squadra avversaria possa sbagliare. Se sbaglia il primo, poi teoricamente finisce la partita. Non è anche vero che Trieste oggi è stata molto brava, se non vado errato, ai tiri liberi ha tirato con il 94%. Sì. No, è vero. Tornare indietro non posso. Mi ammazzerei adesso. Se vedevo con una piera molto audace, probabilmente sono io che mi stavo tirando. E fortunatamente, vabbè, la classifica per noi non cambia, perché tanto ha perso Brescia, se non vado errato, hanno perso quello dietro, però a noi interessa poco. A me piace vedere questi ragazzi felici, e oggi mi è dispiaciuto vederli dispiaciuti alla fine partita, però insomma ci servirà come lezione. E andiamo a Barcellona, quindi insomma, dai, c'è di peggio nella vita, potremmo andare a Santa Croce. Faccio comunque complimenti a Trieste, si sono visti dei cambiamenti. Dimmi, Ricky. L'altro anno Trieste ha battuto due volte in Venezia. Ricky, te mega salva la vita. Non mi ammazzo più. Grande Furlan a dare, diciamo così, la battuta finale, a sollevare il post. Mago, tu lo conosci bene. Sì, e giocatore, se non faceva carriera nella pallacanestro, sicuramente nel calcio. Solo per giocare a calcio, un pallone per la squadra e uno per lui. Vabbè, quello capita anche nel basket, però, insomma. Tra l'altro, grande estimatore proprio di Fernandez, proprio qui al Caffè dello Sport, disse quando giocavamo già in A2 ancora, che insomma Juan c'entrava poco con la categoria che doveva giocare in A1 Juan, quindi insomma anche lui e tra i tuoi ringrazio per questo estimatori. Tra l'altro, insomma, è uno che la vive da giocatore, perché evidentemente non ha ancora la flemma del coach, però ha fatto cose molto importanti con le sue squadre subito. Sì, infatti anch'io lo stimo molto come allenatore. Non deve essere facile staccare, no? Fare da giocatore a allenatore sicuramente non è facile, quindi sicuramente lui per tutta la sua carriera da allenatore la vivrà ancora come un giocatore, ma può essere anche una cosa molto positiva. Allora, so che è una cosa tecnicamente, visivamente non perfetta, ma chiedo a Guido se può, mentre Juan parla, mandare comunque l'immagine dell'intervista, che non sentiamo perché ce l'abbiamo qui, ma siccome nell'intervista c'è il figlio Tiago, che è bellissimo, lo facciamo vedere comunque mentre chiediamo la prossima cosa a Juan. Ieri si è andato in sala stampa con lui, insomma, che tra l'altro ha due...
ha 2 anni e mezzo, ma è promettente dal punto di vista fisico, è bello, bello grande, no? Sì, se gli piace il basket sarà un grande pivot. Allora, tornando chiaramente al campo, c'è una partita a Brescia in cui qualcuno spera valga la legge dell'ex, perché arrivava anche un SMS prima in questo senso, e poi c'è una pausa che un po' tutti dicono potrebbe essere una mano santa per questi giocatori che sono arrivati per portarli al top. Sì, sì, sì. Adesso prima pensiamo a Brescia, per me è una partita sempre speciale, per noi deve essere un continuare questa strada, portare tutta questa gioia e motivazione che ci ha portato alla vittoria con Sassari a Brescia, non pensare che Brescia è una squadra forte, che siamo in trasferta, che non si può fare, anzi dobbiamo fare una buona settimana di lavoro e andare a vincere, deve essere quella la mentalità. E poi usare il tempo che arriva forse in un momento dove abbiamo bisogno per continuare a lavorare e trovare il ritmo giusto, perché a marzo dobbiamo vincere. Certo, tra l'altro Juan, essendo massimamente onesti, vi allenate sempre, però questa settimana ci si allenerà con un'altra faccia, credo, no? Con un altro stimolo. Dopo una vittoria. È sempre così, dopo una vittoria è più facile andare in palestra. Allora, con Alessandro Asta andiamo a vedere invece la classifica, andiamo a vedere quello che succede, perché Pistoia ha vinto e c'è una fascia legata a quella che è la lotta salvezza che è un po' cambiata, no Alessandro? Eh sì, perché c'è Roma che è reduce da 7 sconfitte di fila, quindi... In crisi? In crisi, in era, perché era in pienissima zona playoff e poi praticamente queste 7 vittorie con tanto di possibile zona di Piero Bucchi nella panchina. Non se la sta passando per niente bene a Roma, tant'è che stanno cercando anche sul mercato un tiratore, ma evidentemente è cambiato qualcosa, buon per Trieste, che alla fine bene o male non paga dazio assolutamente col discorso della vittoria di Pistoia, che è arrivata praticamente nella stessa maniera, quasi nella stessa maniera con cui Trieste ha vinto con Sassari, no? Con un tiro quasi all'ultimo secondo. Segnato, c'è Treviso che sicuramente non si può assolutamente considerare al sicuro, Varese e Reggio Emilia un pochino più lontani, chiaro anche con Trento e Cantù, ma diciamo che da 16 punti in giù la zona, diciamo, quella in questo momento più... Sono tutte in ballo, dici? Potrebbero essere tutte in ballo, tanto più che poi con vari sconti diretti, insomma, qualcosa potrebbe cambiare. È chiaro che nel caso di Trieste, un po' come anche sottolineato Gino Dalmassoni ieri in conferenza stampa, non si guarda tanto le disgrazie degli altri, bisogna guardare un po', certo, fare un passetto alla volta. E bisogna stare attenti perché Pistoia continua ad avere la differenza calendario a favore, quindi bisogna vincere e cercare anche di ribaltarlo. Tanto più che si arriverà poi dopo questa lunga sosta proprio con lo scontro diretto in casa. Trieste aveva nel girone d'andata, era arrivata subito dopo la pausa con 2 vittorie di fila, che non era praticamente mai successo in tutto il campionato, e poi ha risentito parecchio di quello che era stata quella pausa. In questo caso qui invece servirà tantissimo per mettere un po' di benzina sia per Rickman che per Washington, ma anche per un po' rodare al meglio, insomma, tutte quelle che sono le chimiche di squadra, che naturalmente sono cambiate con l'inserimento di 3 giocatori nuovi. Certo. Allora, torniamo un attimo per parlare di pallanuoto con il nostro Michele Mezzaroba, a cui chiedo, visto che si è ripreso con la Serie 1, quello che sarà un po' il cammino adesso per Trieste, per cercare di centrare l'obiettivo quinto posto per una squadra che quest'anno, soprattutto al di là di tutte le altre considerazioni, è stata più brava, soprattutto in quei finali, diciamo così, concitati, no? Punto a punto sul filo di lana. L'anno scorso ne abbiamo persi tanti, quest'anno siamo cresciuti soprattutto nelle fasi decisive del match, no? Che era una cosa molto importante quando lotti per quel tipo di posizione. Sì, quello che è cambiato è proprio quello che hai detto tu. Alla fine l'anno scorso non era un brutto campionato, però sono state quelle 3-4 partite che al posto di vincerla all'ultimo secondo l'abbiamo perse nell'ultimo minuto, negli ultimi 10 secondi. Quest'anno le stiamo vincendo e sta andando bene.
Adesso la prossima partita è con il Brescia, sarà una partita, è una di quelle squadre con... Quando ho giocato a Brescia? Giochiamo questo sabato qui, sabato, non so che giorno. Sabato gioca la pallanuoto e domenica gioca la pallacanestro a Brescia, tutte e due in trasferta a Brescia. Il Brescia nel nostro caso è una di quelle squadre che ha quella marcia in più in confronto, nel nostro campionato sono due squadre, sono Prorecco e Brescia che hanno quella marcia in più, è difficile giocare contro queste squadre, noi andremo lì, cercheremo di fare la nostra partita sicuramente e vediamo come va, ovviamente ce la metteremo tutta per non fare brutte figure, soprattutto fuori casa che ci manca proprio la buona prestazione fuori casa, noi anche in questa giornata d'andata abbiamo fatto buone partite in casa ma fuori c'è sempre ci manca quel qualcosa in più per portare la partita fino al quarto tempo e cercare di vincerla. La lotta per il quinto posto, quali sono gli avversari per raggiungere invece quell'obiettivo? Allora, in questo momento c'è, ti posso dire, Savona, Salerno, sopra abbiamo Ortigia, Siracusa che è del nostro ex coach Piccardo, queste squadre qui, però non si può sapere, è appena a metà campionato, se alla fine dietro abbiamo una squadra a 15 punti, una a 12, perciò non si può ancora dire che squadre saranno, fra diciamo 5 partite si potrà sapere insomma. Mercoledì 12 tutti in stadio contro il Cesana dei Camoranesi, l'abbiamo detto, no? Che il Cesana che tra l'altro è stato promosso in Serie A slovena, se non sbaglio per la prima volta nella sua storia, ha preso come mister il campione del mondo Camoranesi, no Mauro? Quindi c'è un amichevole se non sbaglio. Sì, ho trovato il nostro ex Tristina Davos Skarjancic che era indico noi, fa il DS lì, se volevamo fare questa partita, insomma è arrivato, allora a metà settimana un bel incontro anche per misurarci, no, con le squadre slovene, per rivedere qualche faccia amica, per tenerci allenati anche, poi il mister deciderà con chi magari deve provare o con chi ha giocato meno per dare magari ritmo a minuti a tutta la rosa perché comincia a diventare competitiva, con i 5 cambi devono essere tutti in forma. Tra l'altro devo dirti che sono stato a Cesana prima di una partita assieme agli amici, c'è un bel clima attorno a questa squadra di Serie A in quella che è una piccola frazione della Slovenia che però insomma ha sognato dal punto di vista calcistico con la promozione in A1. Torno a Michele, scusami ma ho visto questo messaggio quindi ho sfruttato l'assist. Michele, in parallelo ovviamente con la Pallanuoto Trieste c'è credo l'altro obiettivo, l'altro sogno, quello di continuare un percorso in nazionale, no? Anche guardando al futuro perché sei comunque tra i giovani che sono comunque sott'occhio del CT. Allora diciamo, ho iniziato il mio ciclo dalla nazionale giovanile a 14-15 anni, quest'anno col mondiale l'ho concluso, meno male l'ho concluso con una medaglia, avevo fatto un bel po' diciamo di competizioni e abbiamo sempre perso questo maledetto quarto di finale, alla fine non mai arrivato a medaglia, meno male, ho finito diciamo questo ciclo nel miglior dei modi. Per guardare la nazionale maggiore, devo dire, deve finire il ciclo olimpico, finché non c'è Tokyo, perché come dire... Finita questa Olimpiade... Il gruppo è già fatto, no? Chiaro, si lavora sul nuovo. Esatto, magari nel prossimo ciclo olimpico, uno ovviamente è un obiettivo, poi se arriverà la convocazione, bene, se no continuerò a lavorare. Però è un obiettivo, anche perché io mi ricordo delle parole, proprio citavi Piccardo, no? Ex coach, che diceva... Ci sono ragazzi qui che stanno crescendo che devono pensare in grande, cioè che devono guardare proprio all'obiettivo nazionale perché hanno il potenziale per farlo e mi ha detto chiaramente che si riferiva anche a te. No, non è più un sogno, forse fra qualche anno fa era un sogno, adesso è un obiettivo. Certo. Devi prefissartelo come obiettivo, se no non avverrà mai. Perciò io continuo a lavorare e darò tutto me stesso per cercare di arrivarci ovviamente. Certo, Mago, sempre bello non avere questi nostri ragazzi, no? Un po' come i vari Cavaliero, Pecile, i Maracchi, sì, della situazione, no? che sono di casa nostra. E loro li abbiamo visti crescere qua, perché venivano con i pantaloni corti, e mi ricordo anni fa, e questi nazionali, questi bravi ragazzi, hanno onorato anche il pallanuoto Triestina. Bene, allora, congratulazioni al presidente della Triestina per gli acquisti, tanti messaggi anche per Biasin. Io devo ancora farvi vedere il mister invece Gautieri della Triestina dopo la partita di ieri, mentre poi Flash chiederò ancora mezza roba se posso una battuta sulle ragazze che insomma sono in acqua un po' più difficili. Ma sentiamo il mister Gautieri. Sicuramente io vedo l'aspetto
positivo, dove abbiamo creato tantissimo, dove il portiere è stato, a mio avviso, il migliore in campo, no? Abbiamo affrontato una squadra che comunque si difendeva e ripartiva senza mole di gioco. Queste partite qua rischi anche di perderla, perché nell'ultima palla di Lupoli, se non siamo bravi nella chiusura, rischi di oggi di analizzare una partita dove noi abbiamo creato tantissimo, dove il portiere loro è stato il migliore in campo. E sicuramente sarebbe stata una beffa, però i ragazzi l'abbiamo giocata, abbiamo creato, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Forse i primi 20 minuti dovevamo spingere un pochino di più, accorciare di più sugli avversari, su quello, però penso poi nell'arco dei 70 minuti finali abbiamo fatto qualcosa di buono, trascinati da un pubblico dove ci ha aiutato fino alla fine. E queste partite qua lo sappiamo, è così, la Serie C è questa, è affrontata una squadra che ha pensato a difendersi e a ripartire, però dove rischi anche di non arrivare mai in porta, invece siamo arrivati in porta 5-6 volte. Oggi stiamo a parlare di migliore in campo è stato il portiere avversario, molto bene, cioè Signorini con un allenamento ha fatto una partita straordinaria, non aveva i 90 minuti. Lo stesso Tartaglia, io penso che i giocatori che abbiamo preso sono giocatori di ottima qualità, sono giocatori che comunque si possono integrare subito, sono giocatori che sicuramente ci daranno una grossa mano. Ecco. Sì, chiedevo di più la pressione alta, perché poi la prima pressione la faceva Guido Gomez sul centrale e i primi 20 minuti non accorciavamo sugli avversari e loro... permettevamo a loro di giocare sui due attaccanti molto fisici, perché questa è una squadra molto fisica e la loro forza è giocare sui loro attaccanti, e quello abbiamo fatto a mio avviso non bene i primi 20 minuti. Io dico sempre che la prima pressione la dà l'attaccante e gli altri devono andare dietro per permettere poi ai giocatori avversari di giocare a metà campo e non ti difendi ai 35-40 metri, però poi ci siamo arrivati, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e meritavamo la vittoria, non è stata una Serie C questo, ecco. Mauro, il tuo rapporto con Gautieri, che anche lui, come dire, ha avuto un periodo di adattamento, adesso ha, diciamo, tutte le armi per mettere in campo il tipo di calcio che predilige. Adesso ha rinforzato la rosa, diciamo che sono andati via, forse come diceva prima il Mauro qua, qualcuno si lamentava perché giocava poco, qualcuno si lamentava perché sapeva di uscire, eccetera, eccetera. Però adesso c'è una rosa completa, c'è una difesa nuova. Lui è un fautore del 4-3-3, del 4-3-1-2, e io penso che con questi due schemi può fare benissimo, benissimo proprio. Mauro, il tuo rapporto col mister? È buono, quando l'ho preso ho pensato che eravamo a questo punto di stagione a giocarci con i playoff, e quindi so che un mister fautore di questo modulo di gioco del 4-3-1-2, ma soprattutto del 4-3-3, e noi ci servirà comunque di fare qualche impresa ai playoff, quindi certo. Dargli una squadra d'attacco che possa esprimere il suo meglio, penso è la miglior cosa cui fate, dimostrare poi la vicinanza delle idee del mister, e questo va fatto sul concreto al mercato. Mauro, a Vicenza la prossima partita molto, molto importante anche per testare contro un avversario di rango questa squadra rinnovata. Sì, poi sarà l'occasione anche di vedere qualche nuovo acquisto che si sarà allenato per fortuna tutta la settimana, e quindi noi andremo per vincere. Sappiamo che quelle in fondo alla classifica in casa devono far punti per forza, ma noi non possiamo guardare in faccia a nessuno e abbiamo lasciato troppi punti indietro per poter lasciarli ancora, e dobbiamo rosicchiare qualche posizione, ma anche se la cosa più importante è l'obiettivo, arrivare insomma con grande gamba, grande cattiveria, grande fiducia, grande fluidità e compattezza con la squadra che si formerà in questo momento, e spero che anche il richiamo invernale faccia sì che questo lavoro differenziato dalle altre squadre di C che abbiamo fatto venga fuori poi nel finale di stagione. Allora, Juan invece abbiamo già detto che torni in una delle due case tra virgolette italiane, tornando a Brescia per questa partita. Dal punto di vista più tecnico, che tipo di sfida è contro un'avversaria che sta facendo comunque un grande campionato? Sì, è un campo difficile, è una squadra che è un po' simile a Sassari, nel senso che ha gli obiettivi chiari e sa come giocare, dove andare e dove punire. Quindi noi
dobbiamo portare intensità, non tirarci indietro e andare con la mentalità di vincere. Sandro, una battuta proprio su Brescia e poi ti chiedo un flash sulla pallamano, altra squadra che ha come obiettivo la salvezza nella massima serie. Sì, il discorso di Brescia, arriviamo nuovamente a una sfida contro una squadra che ha perso malamente l'ultima partita a Trento facendo 56 punti, quindi strano, arriva con due sconfitte di fila, quindi chiaramente è un ciclo terribile che si chiude, quello diciamo di questa prima parte di calendario, girone di ritorno, con un po' più di vento in poppa sicuramente da questa vittoria di Sassari. Trieste ha diciamo le carte giuste per giocarsela, poi chiaramente insomma il campo è difficile. Per il discorso della pallamano invece, reduce da quella che è stata la sconfitta in casa contro il Conversano, prima in classifica 31-30, la Barda ci gioca una bella fetta di salvezza prossima settimana, prossimo weekend a Colonia contro l'ultima in classifica. Trieste che sono molto decisivi, naturalmente in questo momento bisogna cominciare davvero a mettere un po' di vittorie. C'è la zona salvezza a un punto, quindi con Gaeta con a più uno su Trieste, pertanto Trieste ha l'obbligo assoluto di fare il risultato pieno a Colonia sabato. Allora, prima di chiudere, Mauro Milanese, c'è un'ultima cosa da dire importante, perché c'è la Juve che tiene sott'occhio due giovanissimi, no, della Triestina, che insomma sono stati attenzionati dalla Juventus, giusto? Sì, è una soddisfazione aver portato comunque le nostre giovanili a Vinovo, dove Salina Cristiano, Ronaldo e company, insomma, loro centro sportivo con tanti campi, con ristorante, per vedere anche le strutture insomma che ci sono in Serie A. Abbiamo fatto 4 partite, tra cui abbiamo sempre tenuto botta, 0-0, abbiamo perso 1-0, 1-0. Sono fatti valere proprio i fratelli Kamka, che saranno convocati con la Juve per i prossimi anni, quindi per categoria 2011. Dovrebbero far parte del campus della Juve, che con tutto il scouting ne porterà solo 10 in tutta Italia, il 20%. Significa 9 anni, scusa, adesso fate conto. Sì. Quindi ormai si guarda ai bambini così, sì. bambini. Sì. Abbiamo portato dai 2011 ai 2008, no? Okay. Quindi, 8 e 9. Sì, 8 e 9, quindi loro sono un po' più vecchietti di quello che si fanno dei bambini, però ormai a 14 anni firmano definitivo, quindi lo scouting l'ho fatto i 3-4 anni prima, quindi sono contento che il 20% dello scouting della Juve insomma sia arrivi dal settore giovane della Triestina, per noi non è poco. Non abbiamo più tempo, la prossima settimana affronteremo meglio anche la pallanuoto femminile. Mago, finale. Intanto domani andiamo a tesserare 2 al Burlo. Nel dubbio dici, iniziamo. È una piccola stazione ferroviaria dell'Istria e c'è la gente che aspetta il treno, e il treno arriva e passa dritto veloce. I coni del capo stazione a brontolare, e fa orca. Dovevo immaginare, perché ieri con prestare 20 euro al macchinista. Va bene, grazie a tutti gli ospiti del Caffè dello Sport. Ci vediamo lunedì sera alle 21, sempre qui su Tele4. Ciao! Ciao, per voi contare lo schiavo.